rischio poi di parlare ancora più forte. Sono fatto così, ragazzi, vi ho detto che sono sincero. Chiedo scusa dell'atteggiamento. Ti chiedo un favore, almeno con le donne. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ma no, neanche con gli uomini. No, se lo fai con noi possiamo anche capirci. Guarda, la parità di sesso in queste cose, le donne sono uguali agli uomini. Non l'ho mica menata, No, ma ci manca però se ti avvicini. Oh, ragazzi, come devo fare? Mi devo inginocchiare qua, dievi, per favore? Ma no. Non giocate a palla perché mi dà fastidio, che mi tiri la palla in faccia, minchia. Ok Paolo, metti di ok, allora ragazzi, Paolo, silenzio, vi chiedo, Paolo, per favore, Paolo, non giocate a palla perché mi dà fastidio, tanto Paolo, più con una palla che fa Paolo, male, c'è un non vedente e voi giocate a palla, Paolo, ma Cristo Paolo, santo ragazzi, gioca a palla, ma fai Paolo, stai tranquillo, siamo a posto, guarda, Paolo, finito. Hai ragione, scusaci, ecco, visto, grazie. Lasciala lì, grazie. Perché io dopo, se voglio giocare, ci gioco. Certo, quando sei da solo non fai danneggi gli altri, ok? Paolo, dai. Se no, se giochi da solo e fai del male a qualcuno, ti assumi le tue responsabilità. Come al solito, te l'ho già detto. Sì, vabbè, ma allora la gente è sempre andata in giro a ammazzare le persone e continuiamo a ammazzarci uno con l'altro. Ma cosa stai dicendo? Ha ragione, dai ragazzi, no, ha se ragione, mi tiri una pallonata in faccia, tu fai violenza, capito? Involontaria, ma la fai. Ricordatelo, e non devi farlo. Me lo ricordo, ok, però stai un po' esagerando, dai, Paolo. Hai ragione, stavamo giocando, abbiamo dato fastidio, ha ragione. Questo è il minimo di quello che faccio io. Hai ragione, scusa Paolo. Ho fatto la figura di merda dell'isterico per fare una cosa che credo sia giusta per altra gente. Io sono fatto così. Se me la tiri a me la pallonata in faccia non mi frega niente, ma se colpisci qualcun altro, mamma mia, la paghi. La paghi. No, cioè anche noi sbagliamo. Te la faccio pagare io. Adesso basta. A tutti. Perché se parla da solo sono un po' più scarico. A me piacerebbe cagare e pisciare in giardino, posso farlo perché mi va di farlo. Ah, Alberto, a me piace a casa mia, io ho preso una casa grande, perché a me piace cagare e pisciare in giardino. Siccome a me mi va di farlo, posso farlo qua? Se la raccogli, fallo pure. No, io la faccio in giardino e la lascio lì, perché mi piace guardarla quando vengo a casa a mezzogiorno e guardare cosa ho cacato per terra. Posso farlo perché mi va di farlo? Sì, certo. Ah, sì? Oh, bel modo di gestire la società e la casa. Hai libertà qui dentro, Paolo. Ah, sì? Puoi fare quello che vuoi. No, ragazzi, io non cago per rispetto vostro in giardino e non piscio per il pesotto, perché se tutti cominciamo a cagare e pisciare qua e fare quello che se ne ha voglia, diventa un bordello. Questa non è democrazia, questa è veramente mucchio selvaggio. Ah, la faccia, posso cagare in giardino? Sì. Se ti senti. Quindi te, Paolo, non andresti mai in un parco dove giocano con la palla? Sempre di sì. I ragazzini di qua di là? No, io gioco con la palla ai ragazzini tutti i minuti. Però se giochi non devi fare danneggiare gli altri. Quella lì è una palla pericolosa, qua ci sono dei vetri, ci sono delle cose, c'è un non vedente, c'è uno che è lì che prende il sole. È un mese e mezzo che giochiamo con la palla. È un mese e mezzo. Va bene, a me dà fastidio, ragazzi. A me dà fastidio. Allora lo dici. Non è vero, perché qua c'era un signore, si è alzato e è andato via perché voi volete giocare a palla. Non è che non è successo niente, solo che voi queste cose non le vedete. Ma c'è da fare la barba? Sì. Jerry ha giocato con noi a palla. Oh, ragazzi, io vi domando scusa. Jerry ha giocato anche con noi a palla. A me piace confrontarmi, però sappiate che io ho anche questo modo di confrontarmi. Ah, ma a me piace anche a me. Siamo in due, o in tre con Alberto. Infatti, nessun problema, ragazzi, ho esposto le mie cose. Le cose le dico una volta. Anzi, la prima volta faccio finta di non vederle. Occhio, perché io osservo molto. La prima volta faccio finta di non vederle. La seconda dico, per favore, te lo stavo dicendo te, era mezz'ora che ti dicevo, non farlo, perché ho sentito dietro le mie ore, siccome io ci sento bene, ho la fortuna di vederci, ma ci sento anche molto bene, ho sentito un signore qua che diceva, però, vedrai che la palla, guarda caso, arriva in faccia a me. Era qua tranquillo che beveva qualcosa, l'avete fatto andare via. Volete essere così? Voi siate pure così. Io faccio la figura di quello che urla, ok? Poi tanto lunedì mi nominate, me ne vado e buonanotte. Perché dici così, Paolo? E vi gestite da soli la vostra libertà, perché io di questa libertà mi fa schifo. Come vivete voi, mi fa schifo. Sono arrivato qua che c'era una casa schifosa e se vi siete gestiti così, volete gestirvi così, ma a me sta benissimo. Io ve l'ho detto, io sono uno che caga in giardino. Sono un pezzo di merda. E con questo ho finito. Ci sta. La responsabilità se le deve prendere il GF, come dice il personaggio in questa casa. Non è.
però Tommaso ci sta tutta, va bene, la superintelligenza va bene, siccome siamo qua, anche che mi minaccia a parole, mi dici poi ti prendi le tue responsabilità e ti... Sì, scusa, mi cioccolato perché avete paura che vi mangiavi le brioche a vicenda. Esatto, brava. Allora, poi... Ma io non glielo do un pugno, mi do un pugno. Aspetta che me lo dia lui, poi glielo do anch'io. Alberto, il punto fondamentale è che se ti minaccio io a parola, ti minaccio a Vittoria a parola, qualcuno rispondi e fai il suo discorso qui. Qui stai parlando, lo capisco. Cioè, se un ritardato ti pesta il piede, non è che gli dici ritardato mi ha pestato il piede, fai finta di niente. Questo è uno che è patologico, è nella malattia. Quindi ho detto che è un malato. Con la per il piede, sì. Sì, ma sicuramente l'ho tratto come un malato. Abbi, se ti vengo io a minacciare o se ti minaccio qualcun altro, lui non l'ha ascoltato. Poi sarà anche difficile che qualcun altro ti minacci. Mi sembra che tutti magari hanno le loro, però sempre sono i civili sotto. No, ma non è perché minaccia me, è una questione di linguaggio. Lo so, però non devi rispondere, devi chiamare l'ambulanza. Sì. Arriva l'ambulanza. Noi l'abbiamo chiamata. Ecco, noi l'abbiamo chiamata. Adesso, giustamente, dice Vittorio, che se succedono dei casini la responsabilità è loro a questo punto. Gli metto una catena all'avvocato e questi non hanno capito che succede. Però mi diverto, guarda. Sì, sì, ma guarda, partecipo al collegio. Ma no, io dico seriamente. Sì, sì, no, ma guarda, ti dico, soci. La questione è... È un'indecenza. Delle persone dentro un programma televisivo così, indecenza. Pensa un po' che abbiamo parlato prima della fede, pensa un po' a sto punto. No, ma questo qui ragazzi non ha delle crisi di astinenza da qualcosa. Sì. Cioè. Dai, su. Ansia non ne ho, te fai pensiero, quello che vuoi, noi, non ti preoccupare. Esatto, tu fai quello che ti senti che devi fare. Sì. Sì. Bisogna farla con le cose. Sì, ma se vuoi fare la rete bisogna rifarla, non va bene quella lì. Cioè, se c'è dello scotch, no, piglia il cuscino quello piccolo e bisogna rifare la palla. Quella lì non va bene, dai. Ti sfondi un braccio con sì, quella palla. Sì, con il cuscino più piccolo. Te lo dico, te lo diciamo, Paolo. Vai fuori dalle palle. Vai a fare il bagno in piscina. Vado e voi potete giocare. Quando ore, giochiamo ore, te lo a dico. A me piace anche a me il calcio, piace, non no, ho no, no, problema. Ma quando giochiamo te lo dico, magari ti piace. Fantastico. Anche guardare o giocare e partecipi o guardi. Oh, bene, bene Alberto, grazie. Ti ringrazio di aver detto questa cosa. Siamo già chiariti. Perfetto. Sono senza voce, ma comunque va bene. Poi la cacca non la farà mai. L'importante è che sia arrivato il messaggio, ragazzi. Un bagno normale che gli dà fastidio alla gente circa. Esatto, il giardino, esatto. Quello di palla. Scusa. Sono entrato in confessionale. Niente, gli altri se ne possono chiamare un attimino dentro e cercare di calmarlo un attimo, capito? Così almeno si tranquillizza. Sì, ma no, vedete. Chi si picchia sui ragazzi? Bene. Oh, io offro sul pane. Io non ve la offro perché voi siete ormai. Che protezione è quella? 50. Io mi sono dato un 50. Po' di aloe. Ah, olio. Cos'è olio, limone e sale? Diventa poi un. Perché? Un aragosta. Ma per la bronzatura? Olio, limone e sale. Ma sì, diceva sì. La sì, però è senza sì, ma funziona, ma è senza protezione senza niente. Sai olio. Cos'è la cosa che strina di più? Nivea. Vedi? Quella lì proprio stira. Sì, però lì ti fa invecchiare la pelle, cioè ti distrugge. No, io lo prendo naturale. Eh? Lo prendo naturale. Sì, ma io piuttosto di darmi una volta.